chiamerei Hans. Hans è un altro che mi ha stupito, perché come sono andato a trovare la sua struttura mi ha mostrato uno zaino speciale che avrei dovuto dirgli di portarlo. Dentro questo zaino trovate binocoli, bussola, tutto per il trekking intelligente. Se ti giri facciamo una foto, Hans. Sì, è sempre più attraverso il disciplinare, anche le strutture recettive si dotano di servizi, a misura di servizi che secondo appunto le esigenze, le caratteristiche di ogni impresa mettono a disposizione, chi il fasciatoio, chi il menù per i bambini, chi tanti altri servizi che rientrano comunque in un'idea di città che vuole curare in modo particolare questo assolutamente turistico. Poi se stanno bene le famiglie residenti sicuramente saranno ospitali anche le strutture per ospitare i turisti. Oggi siamo qui, siamo molto felici in realtà di essere qui perché consegneremo le prime certificazioni Family del progetto Alghero Family. Alghero Family è un progetto che vuole mettere in rete, certificare, dare un marchio di vicinanza a tutte le strutture che vogliono essere family friendly. Abbiamo scoperto che nel nostro territorio erano già tante le strutture che avevano fasciatoi per bambini, che avevano giochi per bambini, dove i bambini erano benvenuti. Solo che i nostri turisti, ma anche i nostri cittadini, molto spesso non sapevano individuarle. Ecco, l'obiettivo del marchio è proprio questo, indicare chiaramente dove le nostre famiglie sono le benvenute. In primis per il benessere di noi cittadini, ma anche perché noi vorremmo fare del turismo a misura di famiglie uno dei turismi da spingere fortemente per la nostra città. Quindi grazie veramente al lavoro dell'Ufficio Politiche Familiari, al lavoro dello sviluppo economico, siamo riusciti a raggiungere diversi operatori, 25 hanno già siglato il protocollo d'intesa e tanti sono in fase di certificazioni per una città veramente a misura di famiglia. Un momento bello, importante, diceva Ornella, anche i nostri musei. In realtà davvero devo ringraziare il Museo Diocesano perché ancora prima che noi iniziassimo, come dire, la campagna forte, quindi questa azione forte, loro già avevano intrapreso e fatto una scelta, quella di coccolare i piccoli visitatori, coccolare le famiglie, e noi li abbiamo incoraggiati, ecco, credo, in questo percorso, e sono stati davvero precursori e da stimolo, insomma, per anche per le altre realtà museali. Realtà museali che adesso hanno una tariffa family in tutti i nostri musei, sul modello trentino, ma che Alghero ha, devo dire, non solo sposato ma anche ampliato proprio nella formula, e sta avendo davvero grande successo, e a noi il compito di promuovere ancora più, ancora meglio questi servizi, davvero estenderli davvero in maniera importante anche a tutta una serie di altri servizi culturali.